Rilanciare l'azione di governo, a cominciare dagli investimenti per la sicurezza, che non significa solo repressione ma anche progetti educativi. Il governatore Vincenzo De Luca, alla Camera di Commercio di Salerno per un confronto sul lavoro ai giovani, affronta anche il rimpasto varato ieri in giunta regionale e ribadisce che la nomina dell'ex procuratore antimafia Franco Roberti alla sicurezza è il segnale chiaro della lotta alla violenza dilagante in Campania, soprattutto a Napoli. Fra baby gang, assalti agli autisti sui mezzi pubblici, stese che abbiamo nei quartieri di Napoli, in alcuni quartieri da parte di bande di imbecilli. Tutto questo che si aggiunge all'organizzazione della camorra tradizionale crea una situazione di preoccupazione. Non dobbiamo drammatizzare niente, ma non dobbiamo neanche chiudere gli occhi. E dunque dobbiamo avviare un grande programma di educazione innanzitutto delle giovani generazioni. Quindi Roberti sarà impegnato anche d'intesa con l'assessorato alla scuola in un lavoro educativo per le giovani generazioni. Dobbiamo varare programmi di videosorveglianza e di prevenzione, dobbiamo fare un lavoro anche di coordinamento delle polizie municipali, è competenza della regione, e dobbiamo poi finanziare interventi mirati nell'ambito del PON sicurezza. Credo che la presenza di Roberti sia una presenza autorevole che dà serenità a tutti i territori. L'obiettivo che abbiamo è dare tranquillità ai cittadini e alle nostre famiglie.